Quinto successo consecutivo dell'Alba Verde, che confermando il pronostico della vigilia si impone con un netto 3-0 sulla Stefanese. Dopo il successo di Torretta, le pallavoliste nissene davanti al pubblico amico viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e nonostante qualche problema di formazione si sono imposte sulla Stefanese in meno di un'ora di gioco. Adesso testa al prossimo match che vedrà di scena l'Alba Verde a Comiso contro l'Ardens per cercare la sesta vittoria consecutiva. Noi ci saremo sempre, cioè fino all'ultimo, poi vedremo cosa succede, proveremo a vincere tutte le partite, poi alla fine si vedrà il risultato. Noi abbiamo provato un po' di cose che servivano, e loro erano a mio parere un pochino demoralizzate, anche se con Torretta hanno preso punti, una bella squadra. E noi avevamo fatto la nostra partita e basta, abbiamo giocato bene. Non abbiamo giocato praticamente, al di là del valore dell'avversario, sicuramente fuori portata per noi, però tanto rammarico perché quando siamo stati con la testa nella partita e abbiamo messo attenzione in difesa, abbiamo giocato un set alla pari. Ripartiamo da quel set alla pari, primo e terzo set terribili, atteggiamento completamente sbagliato, al di là, ripeto, che tra le due squadre c'è un divario evidente che la classifica lo dimostra. Volley, Serie B2, girone M, 19ª giornata. Alba Verde Stefanese 3-0. CUS Catania Fidelis Torretta 3-2. Funivia Etna Planet 3-0. Pallavolo Crotone Saragena 3-0. Volley Region Gioiosa 0-3. Zafferana Bricositi 3-0. Procori Ericina Ardens Comiso 3-2. La classifica. Zafferana 50. Pallavolo Crotone 47, Alba Verde 46, Procori Ericina 41, Fidelis Torretta 37, Gioiosa 36, CUS Catania 35, Funivia Etna 27, Saragena 25, Volley Region 21, Bricositi 13, Stefanese 9, Ardens Comiso 8, chiude Planet 4.